Perché questo incontro? La faccio brevissimo, 30 secondi. Perché si parla molto di area metropolitana, di città metropolitana, si parla molto di municipalità. Allora ci interessava far capire non soltanto lo stato dell'arte di questa progettazione, che ovviamente è quinquennale, non è qualcosa che si realizza in pochi mesi, ma anche far capire che non si trattano e non si tratta soltanto di un'operazione di ingegneria istituzionale in qualche modo. La città di Milano si deve articolare in, le abbiamo volute chiamare municipalità, seguendo un po' il modello di altre esperienze che sono state fatte in altre città italiane. Però diciamo, questo processo di trasformazione all'interno di Milano è un processo che parte dalle attuali zone, e cioè il primo passo da fare è quello di dare alle zone così come sono oggi, alle nuove zone del decentramento cittadino, finalmente più poteri e più capacità di autogoverno in tutte quelle questioni che hanno eminentemente rilevanza zonale, portare il governo cittadino più vicino ai cittadini. Questo è un processo di trasformazione che partirà da subito, cominceremo subito, prima della fine dell'anno, cominceremo col trasferire poteri di decisione ai quali poi la Giunta si impegna a dare esecuzioni, poteri di indirizzo, poteri di dirci le priorità, poteri di monitorare la situazione della loro zona. Coesione sociale per noi diventa sia un elemento per noi fondante, ma siccome la coesione sociale chiama in causa una rete, una partecipazione, stiamo cercando proprio di coinvolgere tutti gli attori, quindi una coprogettazione con le istituzioni per far bene le periferie e per non costantemente fare servizi che si accumulano, si sostituiscono e lasciano però la società abbastanza inerte, abbiamo bisogno di questa carica. Ho idea però che ci metteremo tanto tempo ancora per costruire la città metropolitana, l'ente del quale parla la nostra Costituzione. Allora io voglio riprendere e dare la mia disponibilità a quell'idea che Giuliano aveva lanciato in campagna elettorale quando parlò di città metropolitana di fatto. Cioè iniziamo oggi a considerarci già una città metropolitana, lavoriamo assieme come se fossimo una città metropolitana, con gli strumenti che oggi possiamo utilizzare, i patti territoriali, le convenzioni. Noi ad esempio nel Nord Ovest abbiamo già fatto il patto del Nord Ovest per gestire in comune le politiche su ESCO, ma ci sono tanti meccanismi di fatto giuridici, anche col semplice dialogo, che ci consentono già di gestire in grande scala, come se fossimo una città metropolitana, determinati servizi. Dove pubblico, privato, sociale, ma anche privato tutto, si mette in campo, e il pubblico, come diceva prima bene Arvelloni, dall'indirizzo, e poi tutti insieme capiamo quali sono le risorse in campo per raggiungere quegli obiettivi, senza entrare nell'ottica della somministrazione del servizio meno economico, del servizio più economico e di altre dinamiche di questo tipo che io penso che non interessino nessuna organizzazione del terzo settore. Dobbiamo costruire una città dove si vive meglio e che inizia a darsi risposte da sola, si auto-organizza, inizia a chiedere meno al pubblico perché è una città dove si sta meglio, chiede meno parcheggi perché ci saranno sicuramente meno macchine, smettiamola di buttare i soldi. L'idea della città metropolitana è diventata un'idea di cui si parla non solo in pochi ambiti, non solo in pochi ambienti, ma si parla un po' dappertutto. Io mi ricordo quando nel 2000, fine 2000, si è votato in Parlamento la modifica del titolo quinto della Costituzione. Io ero molto contrario alla modifica del cosiddetto federalismo a livello costituzionale, perché ritenevo che la Costituzione, ritengo tuttora che la Costituzione non si modifica con 2-3 voti di vantaggio, come purtroppo è stato fatto in quella che io credo fosse ed è stata poi anche successivamente una pessima legge. Però lì c'erano due punti importanti in cui io mi sono impegnato, pur votando contro poi alla modifica cosiddetta federalista o falso federalista o federalista dell'egoismo e non federalista della solidarietà, ed era proprio il tema che stiamo affrontando oggi.
io insieme ad altri avevo presentato un emendamento per la costituzionalizzazione della città metropolitana, per poi far diventare norma di legge prima le 4 città metropolitane, adesso le 11 città metropolitane, e il voto, devo dire la verità, è stato quasi unanime e sembrava un successo enorme, sembrava un successo che segnasse veramente l'inizio di un futuro di cambiamento nell'ambito dei rapporti territoriali, quindi nell'ambito dei rapporti sociali. E però subito dopo quel voto c'era un emendamento firmato non da tanti parlamentari che chiaramente intendeva arrivare, non nell'immediatezza, ma in tempi ragionevoli, all'abolizione delle province. Ebbene, i voti a favore all'abolizione delle province sono stati 5 in tutto il Parlamento e oggi ci troviamo in questa situazione. Questo per dire che tra quei 5 c'era anche il mio, devo dire la verità. Allora facciamola questa città metropolitana, infatti. Io credo che veramente, quella è la battuta di prima, nel 2016 potremo e dovremo andare a votare sulla città metropolitana e deve diventare una realtà. E oggi nella città metropolitana, nell'area metropolitana milanese, c'è grande volontà di arrivare a questo risultato. Possiamo farcela. E io voglio dirvi due cose che sono importanti, anche queste forse sono segnali che piccoli ma che danno il senso di cosa sarà il futuro della città che vogliamo, di una città diversa, di una città più ampia, di una città più multiculturale, di una città in cui lo sviluppo della cultura e quelle cose belle che nascono in un quartiere piuttosto che in una periferia, piuttosto che in una città, devono diventare proprietà comune di tutti, bene comune di tutti, per cui deve essere ad esempio rilanciata dall'altra parte della città metropolitana, il che significa anche risparmi di forza e di energie, ma invece ricchezza, passaggio di ricchezze. E i due ricordi che mi vengono, uno di oggi, che riguarda più che la città metropolitana, ma un discorso che è strettamente collegato al fatto della partecipazione, è quello delle, cioè quello della trasformazione dei consigli di zona in vere e proprie municipalità con poteri reali, con fondi reali, mi ha fatto venire in mente un tentativo di una municipalità di fatto che l'assessore Benelli ha cercato di far passare oggi in giunta, forse non l'hai neanche notato o ti è venuto così spontaneo. Stavamo parlando di cose non banali, ma sicuramente non più importanti. Le più importanti le lasciamo sempre alla fine della giunta per avere più tempo di discussione. Stavamo discutendo di dare il patrocinio ad alcune feste delle zone, il patrocinio del Comune di Milano, e l'assessore Benelli ha detto, rivolto al sindaco, che era un mio omonimo, chiaramente non ero io, al sindaco, ma scusate, ma perché queste dobbiamo valutarle noi? È giusto che le valutino i consigli di zona. E tutti gli entusiasti hanno detto, sì è vero, è giusto, passiamo nel consiglio di zona. A quel punto la segretaria comunale, guardandomi un po' di traverso, ma anche un entusiasta di questa cosa, ha detto, signor sindaco, però non è possibile, la competenza è ancora nostra. E va bene, fra poco le competenze saranno veramente dei consigli di zona. Credo che su questo, non guardatemi male, non ditemi che mi sto avvicinando al centrodestra, perché ogni volta che faccio il discorso istituzionale mi dicono, cioè, il presidente Podestà ha realmente volontà e interesse di dare il suo contributo. Oggi ci siamo rincorsi per due volte, ma l'altro giorno in mezzo ai 1000 sindaci o presidenti di provincia o sindaci di piccole e grandi comune ci siamo parlati e abbiamo detto qua dobbiamo andare avanti e Milano deve diventare la prima città metropolitana d'Italia, Milano deve ritornare a dare l'esempio, non più il pannello di coda, ma dovrà essere invece il fanalino che avanza tutti gli altri. E questo lo dico apertamente, noi potremo farlo solo se, come oggi per fortuna ci sono, avremo grandi sindaci a Rho, a Sesto San Giovanni e in tante altre città dell'Interland milanese e di quella città metropolitana che non chiameremo più Interland, ma chiameremo la grande città metropolitana di Milano e non più della provincia di Milano. Grazie.